Chiamo a parlare Ettore a nome del Comitato Debitò che ci vuole presentare un po', insomma, com'è la bontà del debito. Cercando di essere breve, penso che occorra osservare che fino alla fine del 2020 sembrava che il Comune di Torino dovesse andare in dissesto, cioè fare quello che per un'impresa privata è un fallimento. Intanto perché c'era un buco di cassa consolidato, cioè al 31-12 di ogni anno mancavano all'appello da restituire al tesoriere a Unicredit 200 o anche 300 milioni. Segno che mancavano i fondi per pagare i creditori, i fornitori, eccetera. Poi le perdite dei derivati si erano consolidate sui 15 milioni all'anno. I mutui del Comune di Torino erano tutti con tassi fuori mercato al doppio almeno di quello che era allora 2-2,5%, con una clausola che costituisce una penale che solo il Comune di Torino ha e non hanno i privati in caso di chiusura anticipata. Il debito era salito a 3 miliardi e mezzo perché mentre scendeva quello per i mutui, aumentava invece quello per la spesa corrente. Forse è sfuggito a molti che a partire da Fassino che ha fatto 511 milioni di debiti per pagare la cassa, per i fornitori, per la spesa corrente, poi anche la Giunta Appendino nel 2020 ha dovuto indebitare il Comune per altri 194 milioni. Il risultato è che il debito era arrivato a 3 miliardi e mezzo, cioè nel 2020 allo stesso livello di 10 anni prima quando aveva smesso Chiamparino. Quindi nonostante che il Comune avesse pagato più di 2 miliardi tra interessi e capitale, adesso non entro troppo nei dettagli. E poi c'è la svolta, cioè è arrivato Babbo Natale, c'è una pioggia di milioni regalati alla città che a noi fa piacere, ma come penso vedremo non intacca la situazione di crisi strutturale del Comune. Nel 2021 vengono dati 30 milioni perché Torino è troppo in disavanzo, quindi ci danno 30 milioni. Poi vengono dati 112 milioni perché, e qui è una cosa complicata, comunque per farla breve, è stato ridotto il tempo di restituzione dei debiti di spesa corrente da 30 anni a 10 anni con sentenza della Corte Costituzionale e quindi per evitare che il Comune saltasse 112 milioni. Poi, con la nuova giunta del sindaco Lo Russo c'è questo patto per Torino. Torino e Napoli sono le due città più indebitate, 1,5 miliardi a Napoli in 20 anni e 1,1 miliardi a Torino sempre in 20 anni, però con un'anticipazione forte, 79 milioni già incassati per il 2022, 141 previsti per quest'anno, 114 per il 2024. Totale fa 476 milioni, queste somme che vi ho detto. In più, con le anticipazioni per la linea 2 della metropolitana, si arriva al miracolo. A fine 2021, dopo 10 anni di cassa inabissata, abbiamo 132 milioni di attivo e addirittura adesso il consuntivo di questi giorni 183 milioni. Non bastasse questo, ci sono altri 485 milioni per gli investimenti che fanno parte del PNRR. Se qualcuno di voi ha voglia di guardare sul sito del Comune, nella relazione dei revisori dei conti c'è l'elenco delle opere che peraltro è stato pubblicato anche dai giornali e sinteticamente 170 milioni sono per il rinnovo del parco autobus, poi ci sono 100 milioni per la nuova biblioteca civica al Valentino, il recupero del Valentino, la riqualificazione del Teatro Nuovo e il restauro del Borgo Medievale,
E poi verranno attuate alcune decine di manutenzioni straordinarie per scuole, biblioteche, mercati, piscine e impianti sportivi. È una cosa magnifica perché il Comune di Torino nei prossimi 3 anni ha stanziato 10 milioni di spese in conto capitale, di investimento. Quindi se non ci fosse stato il PNR noi saremmo stati condannati a non poter fare nulla praticamente. Quindi questa situazione è estremamente contraddittoria. Come va invece il debito? Intanto ci sono altri 15 milioni di perdite per i derivati. Per il 2022 il totale fa 169 milioni, cioè una cifra enorme. Poi quello che il Comune aveva promesso di intensificare la riscossione coattiva dei crediti, che sono già stati spesi, ha dato questo risultato. Cancellate 56 milioni di multe del 2015 e 62 milioni di multe del 2016, più una serie di altri tributi, compresa la tassa raccolta rifiuti, ma ometto per brevità. I nuovi mutui, abbiamo fatto un'interrogazione come debito con la consigliera di circoscrizione Sabina, e l'assessore ha confermato che c'è sempre la clausola vessatoria. Quindi non si capisce perché, ma se un privato va a chiedere un comune poi un prestito e poi lo chiude anticipatamente non deve pagare penali, il comune invece sì. E il costo della restituzione dei mutui passa da 174 milioni a 204 secondo i dati del comune per l'aumento dei tassi di interesse. L'unico punto in cui il comune ha applicato le indicazioni nazionali e sono i dipendenti, erano 12.350 nel 2005, sono 107.192 nel 2022 ed è continuata la diminuzione, riduzione del 42%. Quando noi ci chiediamo perché ci vanno 6 mesi per fare la carta d'identità, la risposta ce l'abbiamo in questo dato. Ci sono ancora 2 miliardi e 413 milioni da restituire di mutui e di BOC. Erano 3 miliardi e 454 nel 2010. In 12 anni sono stati restituiti 83 milioni all'anno. Quindi sembrerebbe che in 30 anni si azzererebbe il debito. Peccato che se noi aggiungiamo anche i debiti, non riesco. Se aggiungiamo anche i debiti invece di spesa corrente, il debito che nel 2010 era 3 miliardi e 450 milioni adesso è solo sceso a 3 miliardi e 94 milioni, quindi si è ridotto solo di 360 milioni, è facile, vuol dire solo 30 milioni all'anno, quindi vuol dire che ci vogliono 100 anni quindi vuol dire che la proposta che farei io è quella della moratoria del debito, non si restituiscono più le quote capitale, si pagano solo gli interessi. Grazie, grazie, no. Veramente, Ettore.